Ma e se una linea di produzione si bloccasse a causa degli hacker? Ne parliamo oggi con Luca Moroni, esperto di sicurezza informatica, benvenuto. Ciao Gabriele, eccomi qua. Allora, dopo la sigla vi sveleremo trucchi e segreti. FVG Tech. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Dicevamo, Luca Moroni, esperto di sicurezza informatica e molto altro, ancora una volta benvenuto qui su FVG Tech. Eccoci, allora, due parole su chi sono. Io mi occupo di sicurezza da qualche annetto. Nel 2000 ho cominciato a parlare di questi temi e adesso è la mia vita, quindi è la mia passione, insomma. Ascolta, ogni giorno siamo sempre più collegati, più interconnessi, le fabbriche ormai hanno tutto collegato, 4.0, tra un po' arriveremo all'8.0 se andiamo così di corsa nel mondo, un po' meno in Italia, ma quindi al di là dei nostri dispositivi e del computer magari della segretaria, ma davvero una produzione intera, una linea di montaggio potrebbe bloccarsi a causa di qualche cosa di brutto o di hackeroso? Ma sicuramente sì, perché ormai la tecnologia nella produzione è diventata uno standard, quindi tutte le macchine, tutti gli apparati, tutta la produzione, insomma, è collegata a internet e quindi è sicuramente per gli attaccanti, gli hacker, è un posto bello perché loro non hanno una fabbrica dove divertirsi. E quindi quando entrano nelle fabbriche sicuramente fanno tanti danni. Ma è vero che sentivo dire anche quando abbiamo fatto assieme certi eventi anche a Pordenone o su Udine, ma possono addirittura entrare da una stampante wifi? Ma com'è possibile che siamo così poco protetti? Ma perché in qualche modo anche le stampanti sono ormai dei piccoli computer, sono collegati, hanno... e si riesce a parlarci, a stampare anche dal cellulare, quindi sono dei computer aperti al mondo e quindi chiaramente se sono dei computer non sono però protetti e quindi si riesce ad arrivarci da remoto e quindi questo è chiaramente la cosiddetta il Trojan, quindi una chiave di entrata semplice, quindi invece di entrare dalla porta entro dalla finestra, che è molto più semplice. Ma io ricordo, lo diciamo da anni, no? L'unico vero dispositivo sicuro è quello o spento, e forse no, ma staccato da internet e staccato anche dalla spina di corrente. Sicuramente ci sono dei settori, le centrali atomiche, per fare un esempio, che sono particolarmente, deboli da questo punto di vista. Però anche qui gli attaccanti che cosa fanno? Si inventano dei droni che vanno e si avvicinano ai muri della centrale atomica, quindi in qualche modo un'ipotesi di non avere la possibilità di raggiungere il wifi, lo bypasso appunto montando, chiamiamo così, una scatolina su un drone che si avvicina al sito, al muro della centrale. Quindi se io stacco da internet, ad esempio, la centrale, però la rete interna che la segue tutta, portano un'antennina vicino con un drone, con qualche sistema, e comunque volendo la penetrano. Ragazzi, queste cose fanno paura, ma Luca è qui con noi perché è un esperto di sicurezza, si occupa di casi anche importanti, di incidenti, si chiamano così, informatici. Quindi in realtà, se è vero che una volta era meglio staccare tutto, oggi ci sono dei sistemi per proteggerci e quindi le nostre aziende possono avere dei muri virtuali per combattere e proteggerci appunto dagli attacchi esterni. Dici un po' come siamo messi, perché in Italia si legge sui giornali gli istituti, le cose pubbliche al 90% sono insicuri, ma esistono davvero dei sistemi per proteggerci in modo adeguato? Ma se avete letto o sentito un po' i giornali, insomma anche Biden, quindi il presidente degli Stati Uniti, dice che la sua pubblica amministrazione è comunque molto molto debole e facile attaccarla.
Allora, relativamente alla tecnologia, direi che la tecnologia corre più veloce dell'uomo, no? Oggi il problema effettivamente nella maggior parte degli incidenti è comunque il fattore umano, cioè le persone sono poi la causa effettivamente degli incidenti, software, hardware, quindi scatolette, insomma, che proteggono, ce n'è a bizzeffe. Io dico sempre che quando c'è una necessità trovi almeno 100 soluzioni che risolvono il problema. Molto spesso, anzi mi sembra che per dirti la polizia postale ha fatto delle valutazioni stimando che l'errore dovuto alla persona cuba, quindi causa l'80% degli incidenti informatici. Quindi comunque noi siamo sempre la causa del problema. Ma mi verrebbe quasi da dire, no? Ti ricordi una volta nel Far West facevano le casseforti, poi rubavano in banca, arrivavano a piazzole spianate con i cavalli e facevano queste casseforti sempre più grosse, sempre più grosse, sempre più pesanti. Oggigiorno abbiamo delle casseforti degli hotel, insomma, le possiamo mettere dappertutto, si trovano ovunque, sono enormi. Il caveau della banca. Ma se poi io metto il post-it con il codice per aprire la cassaforte, appeso alla cassaforte, poverina, non è colpa della cassaforte, uguale la password della mia rete aziendale, Eh se sì. ci metto il post-it sul monitor, quindi è questo che si intende per errore Sì. umano? Il problema per dirti per la password, giusto così una cosa, un aneddoto, la password che normalmente tutti noi usiamo, normalmente è da 7-8 caratteri come lunghezza. Ed ci vuole oggi con i sistemi di attacco automatici, che si dice di forza bruta. Ci vogliono circa 20 minuti per prendere qualsiasi password e quindi è necessario, insomma, allungare la lunghezza, quindi 12, 10-12 caratteri è la lunghezza giusta. Qual è, fra virgolette, la fregatura? Che il cervello, hanno fatto degli studi, che una combinazione di caratteri più lunga di 7-8 caratteri, quindi caratteri che non hanno senso, il cervello non riesce a ricordarlo, a prescindere che sia quella dell'amministratore delegato, del magazziniere, cioè tutti non riusciamo a ricordare. Quindi tu aumenti la lunghezza e quindi automaticamente sei costretto a scrivere il post-it perché non te lo ricordi. Io faccio 12 caratteri, una parola che tutti usano, tipo ciao come stai, così me la ricordo, che non so neanche se sono 12 caratteri, o mi metto il post-it, quindi più la allungo più forse è insicura. Ma detto questo, no? Altri problemi legati al fattore umano nella sicurezza, così i principali, purtroppo non possiamo entrare in profondità, con Luca spesso ci siamo soffermati anche in altri incontri, in cose proprio molto addentrate, molto, molto profonde, ma quali sono altri errori che gli esseri umani fanno, o per pigrizia, o perché non lo sanno, o non farmi dire per stupidità, ma quasi? Ma secondo me, sai, ci sono anche qui degli studi, però il campo non è più della tecnologia, diciamo, è un altro, si parla un po' di sociologia, no? Quindi banalmente una delle prime cose è l'utilizzo superficiale dei dispositivi, no? Cioè noi giochiamo con il nostro telefonino che ci sembra un giocattolo, insomma, ci faccio tutta una serie di cose. Però effettivamente, se uno ci pensa, dentro lì c'è tutto, ci sono tutte le comunicazioni che abbiamo, tutte le foto, anche quelle più segrete, tutte le chiavi per accedere all'home banking, e qualcuno la usa anche come strumento per essere certo che sei tu. Quindi capisci che l'uso un po' così improvvisato, faccio clic, non faccio clic, questo è un problema, no? Quindi però noi abbiamo. Cioè noi, dico della nostra generazione, un po' abbiamo questo problema. I nostri ragazzi, invece, io che vado ogni tanto a parlare anche nelle scuole, non sanno proprio la tecnologia. Cioè loro pensano che quando scrivono a un loro amico un messaggio su WhatsApp, stanno parlando con loro, con lui. È chiaramente un server di mezzo. C'è un qualcuno che contiene il messaggio e lo passa all'altro. E loro questo. In alcuni casi non lo capiscono, insomma, capisci? Ma addirittura spesso usiamo il cellulare e il computer, cioè
ci giochiamo e magari sono gli stessi che utilizziamo per la nostra azienda, magari è il telefono aziendale, è ancora peggio questa cosa, perché giocando qui, giocando lì, ma anche solo perdendolo fisicamente, qualsiasi cosa succeda, uso lo strumento aziendale come fosse il mio, lo do al bambino, lo uso io, lo lascio in giro, che ne so, scarico la posta, vado sui siti, ma è anche aziendale, quindi se mi penetrano il mio dispositivo che uso tutti i giorni, è collegato anche all'azienda, un patatrà. Certo. Pensati che qua ci sono dei cattivi, poi si fanno anche delle operazioni magari di spionaggio, che ti mandano un messaggio e a quel punto hanno il controllo completo del telefonino, no? Quindi queste cose sì, non sono fantascienza, sono sicuramente casi reali, cioè il dispositivo alla fine è quello che ci segue. Ti faccio anche qui aneddoto, mi ricordo ridendo qualche tempo fa, che parliamo sicuramente di qualche tempo fa, che uno che era un omicida, non ancora, cioè non sapendo insomma che le indagini venivano fatte con i dispositivi, aveva messo su Maps la destinazione della sua vittima, no? E quindi chiaramente nel momento in cui ha fatto quello che ha fatto, gli hanno guardato cosa c'era dentro nel cellulare e hanno trovato insomma il percorso. Ma quindi neanche con dei Trojan, dei virus, dei software particolari, si è autodenunciato, ma questo è quello che succede. Purtroppo non riusciamo veramente, non ci entra in testa, ma spesso anche a noi nella vita comune, no? Insomma, non riusciamo a capire qual è il problema, sembra sempre che succeda agli altri, e questo è un fatto. Ma dovete sapere che Luca Moroni, assieme ad altre persone, ha realizzato un libro, un white paper, lo chiamerei addirittura, e vorrei che ne parlassi, perché anche distribuito, si può trovare su internet, chiunque lo può leggere. Me ne parli un po'? Sì, allora, questo libro, che è stato pubblicato nel 2019, nasce da un progetto che abbiamo fatto per creare consapevolezza in una azienda, un noto brand insomma della moda. E qual è la cosa che è emersa? Quindi dovevamo spiegare alle persone insomma come essere più attenti nelle cose che facevano durante l'uso della tecnologia. E quello che è venuto fuori è che praticamente oggi il problema va affrontato appunto non più con una logica della persona tecnica, ma serve una persona che è un sociologo, uno psicologo, perché è lì che si nasconde effettivamente il problema. Il documento. Ad esempio le mail phishing, l'email finta, l'SMS finto, ciao sono la tua banca, ciao sono l'INPS, ciao, virus dentro l'email che si nascondono in email che sembrano vere, cioè questa parte qui anche sì, è quella più complicata, esatto, perché non è tecnologia. Sì, sì. Quindi era, mi ricordo anche che a Udine avevamo invitato tempo fa insomma una persona molto brava, che parlava di queste tematiche, e ci aveva fatto vedere il biglietto da visita di Kevin Mitnick. Kevin Mitnick è la persona che fa ingegneria sociale, quindi usa un po' questa psicologia per riuscire insomma a entrare nelle aziende. Il suo biglietto da visita era una serie di strumenti di grimaldelli per far capire insomma il messaggio. Quindi è questa, quindi la problematica dell'ingegneria sociale è un'evoluzione insomma, perché alla fine sono persone che fanno vendita che invece usano in modo aggressivo un po' la tecnologia per riuscire a entrare insomma nell'azienda, entrare in contatto insomma. E Luca, e dove possiamo reperire queste informazioni, così se vogliamo darci un occhio, magari leggerlo o darlo alle nostre aziende? Allora, il white paper è disponibile sul sito di Via Virtuosa, viavirtuosa.com, nell'area pubblicazioni trovate. Ci sono anche altri tre white paper che trattano altri temi, però che era uno, per esempio, quello precedente era sulle polizze cyber, quindi diciamo sul rischio
diciamo, quando ci sono gli incidenti informatici. In quel caso andate sul sito, fate la richiesta e potete appunto poi riceverlo, perché sono sempre cose per divulgazione, cioè sono utili a tutti. Quindi viavirtuosa.com, ultimi minuti di trasmissione, se ci vuoi dare un paio di consigli veloci per mettere, per proteggere o per ragionare in modo corretto per le nostre industrie, micro, piccole o medie che siano. Allora, sicuramente una cosa che non viene molto considerata è proprio l'attacco, la criticità, il problema dentro nell'azienda. Uno pensa sempre dal di fuori, però gli incidenti che ci sono stati, tenete conto che ne leggo e ne vedo poi molti, cioè sono comunque, dimostrano che il problema è quando qualcuno è dentro. Ed entrare è relativamente semplice, no? Quindi indovino la password e entro nel sistema. Se trovo un sistema, come si dice, che è tutto burro, chiaramente è un ambiente dove uno tocca una cosa e magari crolla l'intera, diciamo, l'intera infrastruttura, quindi l'intero ambiente. Quindi valutare l'interno a volte è più importante che l'esterno. Questo è, diciamo, il primo suggerimento. L'altro suggerimento è quello di insegnare alle persone il problema, spiegare il problema della cosiddetta della consapevolezza sulla cyber security. Gli serve anche nella loro vita quotidiana, perché se ti rubano l'home banking, diciamo, se ti rubano l'identità, nella vita reale è un grande problema. Nell'azienda è un po' meno, ma nella tua vita normale, insomma, è un argomento che ti interessa. Queste due cose, secondo me, sono importanti. Sparo così la bomba finale perché ho letto ultimamente che una delle nuove frontiere è coinvolgere uno all'interno dell'azienda, dirgli dammi delle cose, installa questo CryptoLocker ad esempio, che sono i sistemi che bloccano tutto, io chiedo 50.000 euro di riscatto, te ne do 10 a te e alla fine anche come si può chiamare, l'insider potrebbe essere un problema, ma non abbiamo tempo per parlarne, ma Luca, che è stato molto chiaro, sicuramente spero vorrà tornare con noi. Bene, sì, ma questo argomento è un argomento molto vasto, ma se mi inviti volentieri ne parliamo, quindi i riscatti, i doppi riscatti, perché sono proprio la realtà, è veramente un grande problema quando arriva nell'azienda, ti ritrovi che qualcuno ti chiede non 300 euro, insomma, ti chiedono 300.000 euro. Insomma, qualche azienda anche in Friuli ha ricevuto delle richieste di riscatto molto grandi, quelle che arrivano sulla stampa. Poi ce ne sono tante altre invece che riescono a mantenere il segreto, ma poi il danno ce l'hanno e quindi l'incidente c'è stato. Allora, ringraziamo Luca Moroni. Io dovrei in teoria essere Gabriele Gobbo, ma Gabriele Gobbo non esiste. Questo è FVG Tech. Vi diamo appuntamento su fvgtech.it, dove trovate la lista di tutti i nostri canali digitali dove guardare e riguardare tutte le puntate audio e video, tutti i social network con un semplice clic, la rivista da scaricare gratuitamente. Ancora una volta, grazie Luca Moroni, esperto di sicurezza informatica. Grazie, un saluto e alla prossima. Io ero Gabriele Gobbo e ci vediamo alla prossima puntata. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook e tutti i social network. www.fvgtech.it